La festa di una notte di fine estate è l'evento conclusivo della rassegna Impronte Femminili, organizzato dal Comune di Fano. L'appuntamento per lunedì 5 settembre a partire dalle ore 18 alla Rocca Malatestiana di Fano è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutte le comunità straniere presenti nel nostro territorio che si sono messe in gioco per raccontare la propria identità culturale, come Ucraina, Romania, Albania, Algeria, Etiopia, Nigeria, Marocco, Tunisia, Senegal, Perù, Bangladesh e Brasile. La serata spazierà da momenti dedicati a sfilate di costumi tradizionali, canti e danze popolari, spettacoli e approfondimenti, laboratori per bambini, fino alla degustazione di piatti tipici di alcuni paesi del mondo. L'ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Questo momento di festeggiamento è articolato in più fasi, una serie di attività da stand delle varie che espongono l'artigianato delle varie comunità, un momento di conviviale, di cena, ci sarà una cena multietnica che ha avuto già tantissime adesioni, per cui abbiamo rimasto insomma pochissimi posti, questo lo dobbiamo dire. Ci tengo a ricordare che questo appuntamento è stato condiviso anche dalla Presidenza del Consiglio e ringrazio la nostra Presidente nella persona di Carla Cecchetelli e direi che insomma dopo questo appuntamento ci possiamo dare l'appuntamento all'anno prossimo, marzo l'anno prossimo, con la sesta edizione di Impronte Femminili. All'evento ci sarà un grande palco, chi si esibirà e che cosa troveremo? Le danze dei bambini peruviani, alla sfilata di adulti e ragazzi di costumi tradizionali, fino poi a passare alle danze sempre peruviane. Poi avremo come artisti locali anche il poeta Loris Ferri, che ha dedicato dei versi alla condizione della donna sulle rotte delle nuove migrazioni. Avremo poi una ragazza, Anna, che è una ucraina, che farà un canto che sarà accompagnata da me e Anissa Guisi. Poi avremo una piccola performance di un trio di donne magrebine che racconteranno attraverso testi e musiche le eroine dei loro paesi. Poi avremo una intervista all'artista che ha dato vita alle opere che sono poi veicolate nella locandina. Finiremo poi un'ulteriore danza organizzata dalla comunità albanese e infine un concerto di Erendira Diaz e Marco Di Meo di musiche dal Sud America. Ci saranno anche laboratori per i più piccoli. Ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con i nostri ritmi tradizionali, ritmi peruviani, costa, sierra e selva, e dedicato a tutti i bambini faremo dei lavori che poi dopodiché chiuderemo con le nostre danze, e dedicato a tutti i bambini, sarà dedicato a tutti i bambini presenti, ci sarà la nostra comunità peruviana attivissima da sempre qua, e quindi vi aspetto.